programma quello completo e più per gli addetti ai lavori, le associazioni, ma forse per un cittadino normale, quello che normalmente fa svolgere la propria attività lavorativa e anche altri interessi, forse più facile che si riesca a verificare o possa tenersi sotto controllo un programma di questo genere che è di facile consultazione. Abbiamo anche già disposto, riceverete la prossima settimana, un documento dove ci sono le cose che abbiamo fatto e le cose che ci impegniamo di fare, perlomeno una sintesi delle cose che abbiamo fatto, quelle più importanti e quelle che vogliamo fare. E poi l'ultima settimana riceverete il facsimile con una lettera di appello al sindaco, del sindaco al voto. Quindi abbiamo sostanzialmente prodotto uno sforzo per portare a discutere i cittadini sui programmi. Fino ad oggi non si sta parlando di programmi e anche quando si parla di programmi si parla in maniera molto generica e molto superficiale, non si entra specificatamente nel merito. Cosa voglio dire? Quando si parla di Pio X si dice siete d'accordo o non siete d'accordo sui parcheggi. Non si parla di Pio X, del ruolo del Pio X, della chiusura del centro storico collegato al Pio X, ai parcheggi per gli abitanti del centro storico. Non si parla della copertura di Pio X, non si collega il Pio X rispetto all'ospedale vecchio, rispetto al sociale che potrebbe essere acquisito, rispetto al polo umanistico, rispetto al teatro. Si parla di ospedale senza sapere di cosa si parla, nel senso che c'è una convenzione sottoscritta dall'amministrazione comunale di Porto Guaro su pressioni forti della Regione Veneto. E proprio perché la regionale non ha le risorse per fare l'SA, ha chiesto all'amministrazione comunale di fare la modifica di destinazione d'uso degli immobili sua proprietà dal sanitario a qualcosa di diverso. D'altronde la regione Veneto, i 120 posti dell'SA, se non la mettiamo in condizione di fare, non li fa, anzi si crea l'alibi per fare da altre parti. E anziché parlare di polo ospedaliero si dice noi vorremmo l'RSA nell'ospedale. Cosa significa che vorremmo l'RSA sull'ospedale vecchio se dopo viene a costare molto di più, se dopo la regione non li fa perché non li vuole fare lì e dopodiché non dà un servizio ai cittadini, perché l'RSA che anche noi volevamo fare nell'ospedale vecchio, oggi tutta l'URSS e tutto l'assessorato della Regione Veneto dice che l'RSA, la residenza sanitaria assistita, deve essere collocata in quel posto, anzi addirittura ci hanno detto dovete fare dietro l'ospedale per il riporto una strada di attraversamento che collega via Veneto e dall'altra parte dovete creare, anche se urbanizzare una parte perché noi abbiamo bisogno anche del terreno gratis, se no non facciamo neanche l'RSA. Quando si parla di centro storico non si parla di valorizzazione del centro storico, si parla perché c'era un bus in vista che le macchine che passano via Spagna, o si parla perché Mazzò prima aveva la cultura del centro storico e tutti che corrono Drio, che ci vuole bisogna via San Giovanni. Quando si parla di perfosfatti non si sa di cosa si sta parlando, cioè nel senso che a me piacerebbe parlare di perfosfatti sulla gara d'appalto che abbiamo fatto, ma dell'area specifica che oggi è in discussione. Perché? Perché attraverso la perfosfatti noi abbiamo fatto la rotonda di San Nicolò, abbiamo fatto il commissariato di edilizia, abbiamo fatto la sede della conferenza dei sindaci, abbiamo fatto la guardia di finanza, stiamo facendo opere, due rotonde e opere per 2.750.000 e la Regione Veneto sta facendo opere per 6 milioni di euro attraverso la ferrovia. Quando si parla di perfosfatti, se si vuole dare risposte ai cittadini, non prendere in giro, si dice bene, cosa facciamo? E poi abbiamo 60.000 metri quadri nostri di proprietà comunale. Allora quando si parla di perfosfatti si dovrebbe dire bene, nella parte del sito del perfosfatti cosa si fa? Si fa un bando, il capannone, con che soldi lo ristrutturate, dove lo ricavate i soldi? Perché noi possiamo fare cubature e farci fare la manutenzione del capannone, o bisognerebbe dire cubature che le vendono e fanno da un'altra parte e se si fa il capannone o se no i soldi li dà la regione e lo Stato qualcun un altro. Cioè c'è una banalità di questa campagna elettorale che ha dell'inverosimile. Siamo arrivati alla fine senza dare la possibilità ai cittadini di capire che modello di città a Porto Guaro vogliamo dare, il ruolo delle frazioni, il ruolo del centro storico e quant'altro. Non c'è argomento, compreso quello di Villa Martinelli e del tribunale, che ci sia la capacità di entrare nel merito delle questioni. C'è un indice e nessuno è in grado di